per loro tramite, con questo gesto intendo raggiungere tutti i cristiani che vivono. Novembre 2013, Città del Vaticano, Roma. Papa Francesco fa scalpore. Il 2013 è stato un anno di fede e come ricompensa per tutti i fedeli andati in pellegrinaggio, beh, Papa Francesco ha mostrato 9 ossa. E in pratica ha dichiarato che quelli che aveva in mano erano i resti del fondatore della Chiesa di Roma, San Pietro. La notizia della rivelazione delle ossa di San Pietro fa il giro del mondo. Un evento mai successo in precedenza. Questa mattina, per la prima volta, il Vaticano ha mostrato al pubblico i presunti frammenti delle ossa di San Pietro, apostolo di Gesù e primo papa della storia. Neanche i cattolici più credenti avevano idea che esistesse una cosa simile. Non erano mai state mostrate al pubblico. Si trovavano in una cappella visitata solo dal Papa e dalla sua cerchia. È stato un momento emozionante per i cattolici di tutto il mondo. Se questi sono davvero i resti di Pietro, si tratta di una delle scoperte più importanti della Chiesa cattolica. Nella Bibbia, però, non ci sono prove certe del fatto che Pietro sia andato a Roma per gettare le basi del cristianesimo. È possibile che le analisi scientifiche di oggi facciano emergere nuove verità sulla vita del primo apostolo e sul suo ruolo nella fondazione della Chiesa cristiana di Roma? E c'è modo di sapere se le ossa trovate sotto la Basilica di San Pietro appartengono davvero a lui? Gerusalemme. Dopo aver predicato per molti mesi in tutta la Galilea, Gesù, Pietro e gli apostoli portano il loro messaggio qui, nella città santa. Il Messia! Il Messia! Il Messia! Da quanto sappiamo dai Vangeli, Pietro era un uomo semplice, un pescatore della Galilea. Probabilmente non era mai stato a Gerusalemme. Quindi chissà che esperienza deve essere stata per lui entrare in una città così attiva e frenetica. Mi vuoi bene? Più di costoro? Sì. Mi vuoi bene? Sai che ti voglio bene. Pietro, mi vuoi bene? Tu conosci tutto. Sai che ti voglio bene. Nello stesso modo in cui Pietro aveva negato 3 volte di conoscere Gesù prima della crocifissione, rimette 3 volte la propria vita nelle mani di Cristo dopo la resurrezione, assumendosi l'impegno di pascere il gregge dei discepoli e, in ultimo, di diventarne il leader. Pasci le mie pecore. Pasci le mie pecore. È un momento bellissimo e commovente di assoluzione. Pietro non era fisso a Gerusalemme. Non rimase nella città santa tutto il tempo, andò anche in missione. È descritto come una persona che viaggia per diffondere il messaggio agli altri ebrei. Ma Pietro ha portato gli insegnamenti di Gesù fino al cuore dell'impero romano? Secondo la tradizione cristiana, sì. Mi trovo su Ponte Sant'Angelo, un ponte molto famoso di Roma. Come vedete, è abbellito da enormi statue di angeli su entrambi i lati, ma quando si arriva alla fine, c'è un'enorme statua di Pietro. È ritratto in maniera molto tradizionale, con in mano un mazzo di chiavi. Metaforicamente sono le chiavi del regno dei cieli, che lo stesso Gesù diede a Pietro quando lo incaricò di edificare la sua chiesa sopra queste fondamenta. Pietro è il più importante dei 12 apostoli. Oltre a questo, è anche il simbolo di Roma. La sua statua, la sua immagine, si trova nei punti più importanti e ovviamente è anche al centro di Piazza San Pietro. Questa simbologia fa parte di una tradizione cominciata ben 1800 anni fa e mai interrottasi. Di conseguenza è incontestata. Nessun'altra città vanta un legame così forte con Pietro quanto Roma. Per secoli, però, gli studiosi non hanno trovato prove fisiche della presenza di Pietro nella città eterna. Ma tutto è cambiato negli anni 40, quando sotto al Vaticano gli archeologi hanno scoperto gli antichi resti di un uomo misterioso. Basilica di San Pietro, Roma. Da secoli, i pellegrini si radunano qui per ammirare questa meraviglia architettonica.
ma sotto i loro piedi c'è qualcosa di ancora più prezioso. Nel 1939 Papa Pio XII decise di creare uno spazio nelle cosiddette grotte vaticane in cui far riposare le sue spoglie. Durante gli scavi, un gruppo di operai si imbatte in qualcosa di misterioso. Gli operai scoprirono antichi resti che sembravano richiedere analisi ulteriori. Mentre l'Europa è dilaniata dalla guerra, gli archeologi sotto la Basilica di San Pietro continuano a scavare. Scavando, gli archeologi portarono alla luce una via piena di tombe, una strada all'interno dell'antica necropoli, e capirono che finiva dove si ergeva l'altare maggiore di San Pietro. Sotto l'altare, gli archeologi trovano le ossa di un uomo vissuto molti secoli prima. Erano tutti molto emozionati. Avevano trovato una tomba e chiunque, compreso il Papa, credeva che fosse di Pietro. Il Vaticano decise di richiedere l'aiuto degli esperti anatomici dell'Università di Palermo. Gli studiosi dell'Università di Palermo erano meno convinti. Conclusero che i resti appartenevano a tre persone diverse, tra cui una donna, e che tra le ossa ce ne erano anche alcune di origine animale. Il Vaticano decide che i resti non appartengono a Pietro. E nel corso del decennio successivo, la ricerca delle sue ossa si interrompe. Negli anni 50, però, avviene una svolta. Nel 53, una nuova figura fece la sua comparsa. Si trattava di Margherita Guarducci. Era una famosa epigrafista, una studiosa di iscrizioni antiche. Grazie al suo legame di parentela con il Papa del tempo, aveva ottenuto il permesso di analizzare alcuni artefatti e di visitare il sito archeologico. Guarducci rimase affascinata da alcune iscrizioni antiche che trovò scritte su un muro. In quei graffiti lei vide qualcosa che era sfuggito a tutti gli altri. Credette di aver scoperto un linguaggio segreto. Un pezzo di intonaco staccatosi dal muro catturò la sua attenzione. Secondo lei, quell'iscrizione si traduceva con «Pietro è qui». Per Guarducci, la scoperta fu ancora più emozionante quando venne a sapere che qualche tempo prima, in una nicchia vicina, erano state rinvenute alcune ossa conservate in una scatola da scarpe. I resti erano stati riposti in uno dei magazzini vaticani insieme ad altri artefatti recuperati dal sito. A quanto pare, la loro importanza era sfuggita alle persone che li avevano raccolti. Guarducci è convinta che le ossa siano una scoperta importante. Guarducci riuscì a convincere il Papa a far analizzare quelle ossa dagli esperti dell'Università di Palermo. Sorprendentemente, gli scienziati confermarono che i resti appartenevano a un uomo dalla corporatura robusta, morto tra i 60 e i 70 anni d'età. Sia l'iscrizione sul muro che i resti archeologici convinsero Papa Paolo VI che quelle erano le ossa di San Pietro. Quindi fece un annuncio molto sentito al mondo, ai fedeli, nel quale disse che i resti di Pietro, il fondatore della Chiesa, erano stati ritrovati. Possiamo solo immaginare l'emozione sia del Vescovo di Roma, sia degli esperti vaticani. Le ossa trovate sotto la Basilica sono le stesse mostrate per la prima volta da Papa Francesco nel 2013. Ma si tratta davvero dei resti di Pietro? Ormai il Vaticano ha dichiarato che quelle sono le ossa originali di San Pietro. Significa che nessuno avrà mai la libertà di analizzarle per tentare di smentire quella convinzione. Secondo il Vaticano non sono necessarie ulteriori indagini scientifiche, poiché i resti sono già stati autenticati. Ma fin dalla scoperta delle ossa, il lavoro di Margherita Guarducci è stato soggetto a dure critiche. Le dichiarazioni di Guarducci hanno sollevato qualche dubbio, per esempio sui graffiti. La scritta trovata sul muro era incompleta, ne mancava una parte, non sappiamo come continuava. Secondo Guarducci, la traduzione corretta è «Pietro è qui», ma altri studiosi sostengono che possa anche voler dire «Pietro in pace». Fino ad oggi, ogni archeologo coinvolto nello studio dei resti di San Pietro è stato approvato prima dal Vaticano. Non è mai stato permesso a uno scienziato o studioso di qualche istituzione pubblica di condurre delle analisi. E finché continueranno a negare l'accesso agli enti indipendenti, non potremo mai sapere qual è la realtà dei fatti. Inoltre, non ci sono prove certe che Pietro abbia mai messo piede nella città eterna.
Nel Nuovo Testamento non se ne parla, quindi è difficile sostenere che Pietro sia veramente andato a Roma. Il Nuovo Testamento non fa riferimenti espliciti all'arrivo di San Pietro a Roma e credo che in molti sarebbero sorpresi di saperlo. L'Apostolo Paolo, che sappiamo essere vissuto a Roma e le cui lettere formano metà del Nuovo Testamento, non allude mai alla presenza di Pietro in città. Sembra non ne sapesse niente, non fa alcun riferimento a qualche contatto tra i cristiani presenti in città e Pietro. È un'omissione interessante. Se Pietro era a Roma, perché Paolo non ne parla in nessun passo? L'omissione è ancora più sospetta se si considera che Pietro e Paolo si conoscevano. Intorno al 50 d.C., Pietro e Paolo si incontrarono ad Antiochia. Sappiamo che Pietro aveva da poco lasciato Gerusalemme per vedere i progressi della missione di Paolo. Pietro e Paolo avevano passati molto diversi. Il primo era un pescatore della Galilea, mentre l'altro era urbanizzato, era un uomo di città, aveva un'ottima istruzione e parlava perfettamente la lingua greca. Fratello. Era molto carismatico, era un vagabondo, un tipo un po' selvaggio. Quando Pietro e Paolo si incontrarono ad Antiochia, ebbero uno scontro piuttosto acceso. Vedo che prende il cibo insieme ai gentili. Avevano punti di vista differenti riguardo a chi doveva rivolgersi il movimento. L'idea innovativa di Paolo era che gli insegnamenti di Gesù dovevano essere accessibili sia agli ebrei che ai pagani. Noi siamo ebrei per nascita. Ma Pietro non è d'accordo con Paolo. Cristo è morto per niente. Non farne parola con nessuno. Sei un ipocrita. Fu terribile. Da lì le loro strade si separarono e non si rividero mai più. Vattene. Dopo la discussione tra Pietro e Paolo ad Antiochia, Pietro sparisce dalle pagine del Nuovo Testamento. Si perdono le tracce. Secondo la tradizione cattolica, intorno al 50 Pietro va a Roma a continuare la sua opera di evangelizzazione. Ora preghiamo. Per verificare la tradizione cristiana che vuole Pietro nella città eterna, Nicola Dancy Lewis visita le catacombe di San Sebastiano a Roma. Sono in una zona particolare delle catacombe di San Sebastiano, che in antichità era chiamata Memoria Apostolorum. Questa qui un tempo era una basilica e lungo un lato si trovava una grande sala porticata nella quale in determinati giorni si tenevano banchetti funebri in onore degli antenati. Entro il IV secolo sappiamo che si organizzavano anche banchetti dedicati a Pietro e che i partecipanti scrivevano frasi sui muri che possiamo vedere e leggere ancora oggi. Quando sono iniziati gli scavi, sotto di me sono stati scoperti i resti di una villa del primo secolo. Alcuni hanno avanzato l'ipotesi che forse quando Pietro arrivò a Roma soggiornò in quella villa e che di conseguenza visse qui. Quindi questo non era il suo luogo di sepoltura, ma più che altro un posto che frequentava. Non c'è dubbio che queste tradizioni fossero molto radicate. Ci sono resoconti scritti, ci sono prove archeologiche, ci sono iscrizioni, fonti storiche. Ogni cosa dimostra che gli abitanti di Roma credevano che Pietro fosse passato di qui. La cosa interessante è che queste dicerie compaiono verso la fine del secondo secolo, resistono fino al terzo e dentro il quarto sono giudicate realtà. Ma erano diffuse anche nel primo secolo? Quando interessa a noi? Purtroppo no. Ci sono molte teorie, ma nessuna vera prova risalente al periodo e al luogo che ci servono per permetterci di dire con assoluta certezza che Pietro era davvero a Roma. La questione è controversa, ma la scienza può fornire la prova mancante? Il professor Tom Higham e il dottor George Cazen sono cercatori di reliquie dell'Università di Oxford. Non avendo accesso alle ossa trovate sotto al Vaticano, hanno rintracciato due denti che si crede appartenessero a Pietro in una basilica di Tongeren, in Belgio. Il dottor Cazen crede che i resti siano stati portati qui da Roma nel VII secolo. Sono molto emozionato. Sappiamo che le prime reliquie di San Pietro, le prime reliquie umane di San Pietro che hanno lasciato Roma, erano i denti. Proprio ciò che abbiamo qui, due denti. Oh, guarda, eccoli lì. Li vedi? Due. Sappiamo anche che i primi vescovi di questa zona visitarono Roma nello stesso periodo in cui le reliquie di San Pietro lasciavano la città nel VII secolo, quindi è possibile che il loro viaggio si sia concluso a Tongeren e che questa sia la prova che San Pietro è davvero giunto in Europa. C'è un'iscrizione latina, dice Due dentes San Petri Apostoli, due denti dell'Apostolo Pietro. Nonostante i due denti siano molto preziosi per la Chiesa, le autorità hanno consentito a Tom e George di condurre alcune analisi.
Usiamo il metodo del carbonio 14 per stabilire la data esatta dei resti di Pietro. In seguito ci serviremo dell'ingegneria genetica nella speranza che ci aiuti a individuare gli antenati del proprietario dei denti. La scienza è finalmente in grado di confermare la tradizione cristiana che vuole Pietro a Roma. Finora tutto bene. Non è stato facile prelevare un campione del dente. Potevamo estrarre poco materiale e per ottenere una quantità sufficiente per il metodo del carbonio 14 abbiamo dovuto fare molta attenzione. Abbiamo perforato il dente con un trapano minuscolo. L'operazione è stata più stressante del solito, lo ammetto. Ne abbiamo abbastanza. Riponiamolo nella teca. I campioni sono sigillati e spediti all'Università di Oxford per le analisi. Finalmente la scienza dimostrerà una volta per tutte che Pietro è arrivato a Roma e ha gettato le basi della Chiesa Cattolica? Secondo la tradizione, mentre si trova a Roma, Pietro partecipa alla stesura dei primi racconti della vita dell'amico Gesù, il Vangelo secondo Marco. Gli studiosi credono che il Vangelo di Marco sia stato scritto a Roma. Marco deve aver ottenuto le informazioni da qualcuno e, stando ai cronisti del secondo secolo, il Vangelo è stato scritto basandosi sui racconti di Pietro a Roma. Gesù allungò la mano, lo toccò e disse... La tradizione sostiene con convinzione che Marco ottenne i dettagli da Pietro. Molti dei primi padri della Chiesa dichiararono che la fonte delle informazioni di Marco, altri non era che Pietro in persona. Alcuni storici ritengono anche che il Vangelo di Marco contenga indizi sul trattamento dei cristiani in città nella metà del primo secolo. Alcuni studiosi credono che il Vangelo secondo Marco ritragga i seguaci di Gesù in un periodo di forti tensioni e persino persecuzioni. Questo corrisponderebbe a quanto riportato da altre fonti sullo stesso argomento. In questo periodo, inoltre, la tradizione cattolica colloca Pietro a Roma. Lo storico Tacito ci dice che la città era un luogo molto pericoloso per i cristiani. Nel 64 d.C. un disastroso incendio devastò varie aree di Roma. Tacito dice che Nerone indicò i cristiani come unici responsabili. Nerone ordinò alle guardie di prendere tutti i cristiani che riuscivano a trovare e di giustiziarli. Secondo Tacito, i cristiani erano soggetti a pene raffinatissime. Quello che intende dire è che erano vittime di torture ed esecuzioni elaborate, divorati da belve feroci e anche crocifissi. Secondo lo scrittore del III secolo, Tertulliano, Pietro fu catturato durante le persecuzioni di Nerone. L'apostolo venne condannato alla crocifissione. Ma secondo la tarda tradizione cattolica, la crocifissione di Pietro fu molto diversa da quella di Gesù. La tradizione sostiene che Pietro fu crocifisso a testa in giù perché non si riteneva degno di morire nella stessa posizione di Cristo. Secondo la tradizione cattolica, il corpo di Pietro fu rimosso dalla croce da altri cristiani e sepolto. Si pensa che sia stato crocifisso sul Colle Vaticano, dove c'è la città omonima, e che intorno al luogo della sepoltura sia poi stata costruita la basilica. Ben prima della Basilica di San Pietro, in quel punto si ergeva un edificio incredibilmente antico, costruito dal primo imperatore cristiano, Costantino il Grande. Dal 320 d.C. in poi, impiegò moltissime risorse per la costruzione di quella chiesa. Il fatto che Costantino costruì una basilica in Vaticano indica che l'imperatore era convinto che Pietro fosse sepolto lì. Per questo motivo avviò quell'enorme progetto di costruzione, in memoria dell'apostolo. Ma Pietro è davvero vissuto, ha predicato e infine è morto nella città eterna? Per cercare di scoprire la verità, il professor Tom Higham e il dottor George Kazen hanno analizzato una reliquia che si crede appartenuto a Pietro. Bene, George, i risultati dei denti di San Pietro stanno per comparire sullo schermo. Dovremo vederli da un momento all'altro. Eccoli. A quanto pare sono
tra il 250 e il 340, quindi sono antichi, ma non tanto quanto San Pietro. Se non si tratta dei denti di San Pietro Apostolo, allora di chi sono? Può trattarsi di un banale caso di scambio di identità. C'è un altro martire, chiamato San Pietro, morto intorno al 304. Potrebbero essere una reliquia di San Pietro, ma non dell'Apostolo. Sarebbe una spiegazione plausibile. Purtroppo, questo non ci aiuta minimamente a risolvere il grande mistero della presenza o meno di San Pietro a Roma. O a chi appartengano le ossa del Vaticano. Per saperlo, dovremmo esaminare i reperti. Ma non avendo accesso alle ossa trovate sotto il Vaticano, è impossibile dire con certezza se Pietro andò davvero a Roma. Per molti rimane uno dei grandi misteri della storia. Non sapremo mai se Pietro è andato a Roma oppure no. È successo talmente tanto tempo fa e le fonti che abbiamo sono troppo recenti rispetto alla sua vita per poter scoprire come sono andate le cose. Non è da escludere che San Pietro abbia fatto un viaggio a Roma, però non ci sono prove abbastanza antiche per dimostrare che sia così.